Buonasera a tutti, siamo al palazzetto di Domodossola. Alba vince gara 2 al supplementare, 68-77, una partita dalle mille facce ma molto equilibrata. Domodossola ha provato a scappare all'inizio, poi Alba è riuscita a rimanere a contatto all'intervallo, ha provato a scappare nel terzo e quarto quarto ma non è riuscita. Domodossola ha riagguantato la partita allo scadere praticamente dei tempi regolamentari, ma Alba ha vinto alla fine supplementare. Finalmente siamo 1-1. E se ci vuoi commentare questa partita. Ciao ragazzi, ma devo dire che hai detto tutto te, sei stato precisissimo. L'unica differenza con gara 1 è che siamo stati bravi mentalmente quando abbiamo fatto 2 minuti di blackout di nuovo, ma questa volta invece di subire 12-13-0 di parziale abbiamo subito 5-0 di parziale. Quindi siamo rimasti in partita, abbiamo continuato a fare le nostre cose, ma all'interno della partita, non era sfuggita. Quindi siamo stati molto bravi a stare concentrati, a stare sul pezzo. Partita durissima, tostissima. Giustamente Domodossola in casa voleva fare 2-0 perché voleva dire comunque sia direi più del 70% di possibilità di portarla a casa, insomma, la vittoria finale. Sono molto contento, perché i ragazzi sono stati veramente molto molto bravi. Se possiamo commentare ancora un minuto veloce, all'inizio forse qual è stata la difficoltà maggiore di Alba nel difendere sui chiari mismatch che aveva Domodossola a suo favore fisico? In particolare adesso ricordo qualche volta Correalini, spalla canestro, una serie di azioni andata a trovare proprio quell'azione in post basso Correalini, poi è entrato Raskovic e l'ha cercata con Raskovic e loro hanno continuato a segnare all'inizio con continuità su questa soluzione. Qual è stata magari la difficoltà nei primi due quarti? Ma no, è che si devono fare delle scelte, soprattutto quando rischi di avere un mismatch offensivo a sfavore, rischi di meno sul perimetro, rischi un po' di più in aria, ma secondo me alla fine in questo caso è stata la scelta giusta, perché cercare di togliere Realini dal perimetro è meglio secondo me. E invece che cosa è andato meglio in attacco invece per voi, soprattutto magari anche nel supplementare, anche se alla fine era talmente equilibrata la partita che magari non c'è stato qualcosa di evidente, soprattutto dato che c'è stata questa difficoltà ad allungare nel quarto quarto, invece all'inizio del supplementare è scappata subito, c'è stato qualcosa che ha funzionato meglio o magari la testa era tutto? Bravo, la testa, ragazzi, in queste partite di playoff conta la testa, conta quanto sei concentrato, conta quanto riesci a fare il passaggio giusto, perché qua non si tratta di tirare bene o fare l'esecuzione bene, si tratta di riuscire a capire quando passare la palla, cioè qua la stanchezza, il caldo è talmente a livelli che se tu riguardi poi i supplementari, tutte e due le squadre camminavano perché non ce la facevano proprio più, quindi conta gli episodi di fare un canestro in più, una difesa fatta bene e vinci la partita. Ringraziamo coach Luca Sacco e gli facciamo ancora i complimenti per questa vittoria. Ci vediamo sabato per gara 3. Ciao ragazzi. Grazie. Grazie.